L'altra voce. Notizie. Informazioni. Dibattiti. Parole ed opinioni. Tante voci dalla TV. L'altra voce. Una voce diversa. L'altra voce. È un programma di Remo Cristallo con la partecipazione in studio di altri pastori evangelici della Campania. Cari amici, cari telespettatori, benvenuti al nostro appuntamento con l'altra voce Il, la serie di trasmissioni che intendiamo presentarvi sono appunto legate alle festività ebraiche quindi questo viaggio nelle festività ebraiche che hanno naturalmente un valore eh, religioso ma naturalmente anche eh, storico e vedremo anche di attualità per l'occasione abbiamo Ospiti specificamente invitati per questa serie di trasmissioni è appunto il pastore Ivan Basana da Padova, il pastore Michele Romeo che conosciamo tutti quanti, il pastore David Lazarus che viene direttamente da Israele, in più il pastore Daniele Bachman e Luigi Loffredo. Bene, per questo questa serie di trasmissioni vogliamo come prima trasmissione um, fare delle considerazioni generiche sulle festività ebraiche. Vogliamo quindi vedere il contributo che ci viene proposto dalla regia. Le feste ebraiche hanno non solo un valore storico ed agricolo, ma anche religioso e profetico. Ognuna ispirata a un grande evento dell'Antico Testamento erano vissute come momenti di gioia. Inoltre scandivano anche la santificazione del tempo lungo l'intero corso dell'anno. In prospettiva cristiana rappresentano le varie tappe della vita di un credente. Le celebrazioni sono sette. La Pasqua, la festa dei Pagnazzini, la festa delle primizie, la festa di Pentecoste, la festa delle trombe. Il giorno dell'espiazione e la festa delle capanne. Andremo a fare sicuramente degli approfondimenti per ciascuna di queste festività che venivano celebrate in Israele e molte di queste ancora oggi sono celebrate. E vorrei chiedere al pastore, al pastore Michele Romeo, se queste festività eh, rappresentavano soltanto. Momento di aggregazione in occasione del, dei cicli stagionali, quindi delle, del calendario, eh, diremo, agricolo della terra, oppure dobbiamo parlare di incontri speciali con Dio, delle sante adunanze? Certamente l'istituzione divina, perché le feste eh, sono state istituite da Mosè eh, dietro ordine di Dio, ma ricordiamo che le festività sono precedute da uno dei comandamenti che il Signore diede sempre a Mosè, i dieci comandamenti, in cui uno di quelli che regolavano e che regolano il rapporto dell'uomo di Israele con Dio era di santificare le feste, per cui non un mero ciclo hanno rispetto a quello comunque l'agricoltura e altre realtà che poi vedremo nel corso della trasmissione che più il nostro fratello poi esperto ci dirà se attualmente e eh, in che modo funziona, però lo scopo è uno scopo divino e Dio voleva che in queste occasioni si festeggiasse, ma soprattutto questa festa non era un mero momento di baldoria, di ciberie, come purtroppo siamo abituati a vedere nelle feste nostre paesane, ma un momento, ripeto, di gioia, ma soprattutto di, santifica, di santificazione. Ricordati di, di, di santificare le feste, dunque è un momento prima spirituale, ancora prima della gioia per cui eh, ripeto se poi nel corso della storia adesso è diventato tradizione come purtroppo già accennavo succede nelle nostre feste questo eh, ce lo dirà il fratello della cultura ebraica ma il principio è un principio divino un principio santo un principio di preghiera e di consacrazione a Dio Bene, vogliamo chiedere al pastore Luigi Loffredo, faccio una considerazione, a ciascuno di noi ha eh, la sua stagione preferita, chi uh, preferisce una stagione all'altra, mentre invece c'è questa singolarità che la maggior parte di queste feste si concentravano dal periodo che andava dalla primavera all'autunno. Ha qualche significato questo, eh, questo, questo fatto? Certamente, allora eh, dobbiamo dire che dalla primavera all'autunno erano sette mesi e sette mesi noi sappiamo che il primo simbolismo biblico è il numero sette che è il numero di Dio, mentre sei è il numero dell'uomo ed erano le feste dell'Eterno, quindi eh, erano feste dedicate a Dio e quindi questi sette mesi simboleggiano proprio eh, che Dio era al centro. Delle feste, come diceva il pastore eh, Romeo, non un mero eh, susseguirsi, ma erano giorni in cui Dio doveva essere glorificato e il popolo doveva avvicinarsi a Dio. Uno dei problemi che si è creato nel tempo è stato quello che l'uomo ha fatto diventare poi eh, abitudinale e Dio non era più al centro. E infatti, troviamo che nel Nuovo Testamento, quando Gesù Partecipò pure a queste feste, al capitolo 5 di Giovanni, troviamo che la Bibbia cita così: La festa dei giudei era vicina, mentre invece era partita che era la festa dell'Eterno. Quindi si era perso il vero significato eh, eh, per cui Dio aveva istituito queste feste. Un altro simbolismo importante era che erano coinvolti i prodotti della terra. Da, dalla primavera all'autunno c'erano le raccolte, eh, la terra produceva e quindi era simbolismo della benedizione di Dio che Dio dava agli uomini. Quindi troviamo che eh, veramente eh, era importante considerare questo. Un'altra cosa importante pure che troviamo era che queste feste iniziavano la sera: la Pasqua iniziava tra i due vespri, dice la Scrittura, e noi troviamo che nella Bibbia, nella Genesi. Il giorno iniziava dalla sera, perché dice fu sera e fu mattina ed era il primo giorno. E questa è una portata profetica, perché la Bibbia ci dice nell'epistola di Pietro che noi viviamo ancora come eh, una notte oscura, stiamo aspettando tutti il gran giorno, quindi anche questa è una portata profetica che ci fa capire che eh, i simbolismi di queste feste, per quanto erano ombra, come dice la scrittura, il vecchio del testamento delle cose future, quindi attraverso questi simbolismi noi possiamo avere anche dei messaggi eh, a noi credenti. Bene, come eh, dicevamo abbiamo eh, la gradita partecipazione del pastore David Lazarus, che è pastore di una comunità cristiana messianica nella città di Jaffa, dell'area di Tel Aviv. Jaffa, per ricordare chi legge la scrittura, è la ioppe che troviamo nel libro degli Atti. Quindi, è pastore senior della Beit Immanuel Congregation e la sua chiesa è una delle più antiche congregazioni cristiane nella Israele moderna. Davide è, è cresciuto in una famiglia di ebrei tradizionali in Israele. Ha servito per 25 anni nell'esercito israeliano e quindi anche questa esperienza di vita militare, si è convertito a Cristo ed è diventato un ebreo messianico proprio mentre viveva e lavorava nel deserto del Sinai. Lui, con la sua famiglia, sua moglie Michaela, sono stati pionieri del movimento messianico che naturalmente tratta della rinascita spirituale dei giudei in Israele. Quindi sin dagli inizi degli anni uh, 70 ha dedicato la sua vita studiando le scritture e le scritture ebraiche e guidando il suo popolo al Messia. Quindi siamo onorati di averti con noi, Pastore David. La prima domanda che noi vogliamo farti, se queste feste, queste feste ebraiche, Uh, rappresentano una immagine, rappresentano uno specchio, rappresentano un'ombra delle cose future che devono o sarebbero poi avvenute, e naturalmente ciò in rapporto all'opera di redenzione talking about the uh, redemption plan of God. I don't like the idea of being a shadow. Non mi piace molto l'idea che sia per forza un'ombra così.

quindi durante le feste la cosa più importante è ricordarci we recall all the things that God did for us a memoria le cose che Gesù ha fatto per noi all the things that he did for Israel quello che Dio ha fatto per Israele all the things that he did for the church quello che Dio ha fatto per la chiesa all the great acts of God through history i grandi atti di Dio attraverso la storia so he gave us these festivals to relive to reenact All of these that God did for us. Quindi le feste ci aiutano a ricordare e a rivivere queste meraviglie che Dio ha fatto per tutti noi. E quando ci ricordiamo le cose che Dio ha fatto, e allora impariamo a, a confidare in Lui ancora di più. We can that God was in the past. Ci ricordiamo che Dio è stato fedele con me nel passato e tutto quello che ha fatto per i figli di Israele. and this can build our faith and our trust in God. E questo aiuta anche a noi a avere più fiducia in Dio. For today, per oggi però. He is the same, perché lui non he cambia lo today stesso. And today and forever. Lui è lo stesso ieri, oggi e in eterno. And the festivals are also a an important opportunity. Ma sono anche le feste un'opportunità importante to teach our children. Per insegnare ai nostri figli. all the festivals in israel we celebrate together in the family in Israele le feste si celebrano in famiglia and we tell the stories about what god has done e ricordiamo ai nostri figli che Dio ha fatto. we tell them how god with a mighty hand and an outstretched arm redeemed his people and this is how our children learn about the great God that we love and serve. i Dio I want to talk about that more a little bit later. Dopo ne parliamo un po' di più. It's also important to remember that the festivals are an opportunity for us to thank God. Quindi è un'opportunità le feste per tutti noi per ringraziare Dio. How important it is to take time and thank God. È sempre importante prendere parte del nostro Just, tempo per ringraziare. Stop what we're doing, fermarci un attimo da quello che stiamo facendo. Stop our work, fermarci dal lavoro. Stop our worry, le nostre preoccupazioni. Take time to give God E prendere del tempo per ringraziare Dio. That's E per questo penso che è una delle ragioni per cui Dio ci ha dato questa so festival. Per edificare la nostra fede. Incoraggiare la nostra famiglia ad adorarlo. Come tu hai detto, erano dei tempi specifici durante And tutto l'anno. E quindi riconoscere che Lui ha l'opera nella nostra vita. And enjoy the of God. E quindi godere della bontà di Dio. Bene. E vorrei chiedere al pastore Daniele Bachmann qualità di predicatore, studioso della Bibbia, ritieni che vi possa essere un parallelo tra le festività ebraiche e il percorso della vita di fede del credente? A priori vorrei dire che normalmente noi cristiani evangelici non diamo molto eh, attenzione a queste feste, eh, ci atteniamo molto a questo che ha detto Paolo. Uno ritiene una festa per un altro e altri ritengono tutte le feste uguali. Eh, però dal punto di vista spirituale, eh, se noi andiamo a esaminare queste feste, come ad esempio eh, furono descritte in Levitico 23, uno per uno, vediamo che ci sono delle cose che possiamo applicare anche alla nostra vita cristiana che possiamo anche crescere nella conoscenza di Dio e possiamo eh, vedere dei paralleli che praticamente hanno a che fare con la nostra vita cristiana come vedremo in queste successive eh, trasmissioni ancora più in dettaglio ma oggi voglio dire che in tutte queste feste eh, come ad esempio la Pasqua gli azimi eh, anche eh, queste altre feste delle trombe in autunno, anche la festa dell'espiazione, la festa delle campane, capanne, hanno eh, anche un significato e forse per noi sono più due feste che conosciamo, che la Pasqua e la Pentecoste, perché proprio in quelle feste eh, Dio ha hm, fatto realizzare la crocifissione e la risurrezione di Cristo a Pasqua. E la discesa dello Spirito Santo nel giorno di Pentecoste. Quindi noi conosciamo più queste feste e ci atteniamo, ma forse anche come cristiani abbiamo dato importanza anche alla festa del sabato, comprendendo che il riposo di Dio. Veramente vogliamo riconoscere che il riposo è un riposo che Dio dà tramite la fede in Cristo. Bene, bene, vogliamo a questo punto anche presentarvi il pastore Ivan Basana. Ivan Basana è presidente dell'associazione EDP, Sarebbero Evangelici d'Italia per Israele. Un'associazione che ha come scopo l'avvicinamento del popolo evangelico al popolo di Israele e per questa ragione sin dal 2002, ma anche precedentemente, il pastore Ivan si è eh, adoperato per creare questi ponti di amicizia e anche di comunione con chiese e anche ministri eh, del movimento messianico in Israele. Infatti la chiesa di Padova è gemellata con la chiesa di Giaffa dove il pastore David Lazarus, e tra le altre cose Ivan è anche un esperto di storia moderna eh, di Israele. Beh, I suoi 27 viaggi in terra di Israele eh, possono eh, condensare un patrimonio di studi e di ricerche fatte direttamente sul posto. Bene Ivan, io volevo chiederti se queste festività hanno nell'arco ne, ne, nell temporale... La capacità di coniugare il passato, il presente e il futuro? Beh, io ringrazio proprio per questa domanda perché in sintesi è un po' uno degli scopi e gli obiettivi della nostra associazione, cioè quella di recuperare le radici ebraiche della nostra fede che purtroppo per infiltrazioni... Diciamo uh, di tipo ellenista, sono state perse nel tempo e le feste ebraiche, in questo senso, hanno una loro grande importanza. Il fatto di coniugare il passato, il presente e il futuro, da un lato, eh, riguardo al passato, noi dovremmo evidenziare la fedeltà di Dio. Riguardo il suo popolo, una fedeltà che non è venuta meno neanche di fronte a degli atti di disobbedienza molto eloquenti e molto evidenti. Recentemente il pastore Lazarus ha fatto una meditazione proprio sul profeta Osea e si vedeva come, da un lato, Dio veramente amava il suo popolo e nel contempo il, questo popolo dal collo duro resisteva. E questi passaggi delle feste nelle diverse stagioni rappresentano proprio il, questo atto unificante di far stare insieme il suo popolo, di convincerlo di come il Signore era fedele. Allora a questo punto non si domanda, ma noi come credenti evangelici, che cosa ne facciamo delle feste ebraiche? Dobbiamo farle anche noi? o come eventualmente dovremmo riproporle. Qui c'è un grosso pericolo, che è quello del, di entrare in un atteggiamento giudaizzante, che Paolo già condannava e che purtroppo in questi anni diciamo, è anche presente, l'abbiamo visto. Allora, non è il caso che noi dovremmo fare le feste ebraiche come le fanno gli ebrei, assolutamente, perché al presente, e vi do la, prima, la mia testimonianza di come ci comportiamo, noi a Padova nella chiesa di Padova, tra l'altro una chiesa della Nuova Pentecoste, in cui da anni ho inaugurato questo approccio, diciamo, di testimonianza che vogliamo dare alle comunità ebraiche per favorire in loro la rivelazione che Gesù è il Messia. Allora che cosa facciamo? Io ho sempre promosso che laddove ci siano delle sinagoghe ebraiche è importante fare le feste ebraiche insieme con gli ebrei, in particolare due, la Pasqua e la festa delle capanne. Allora, sono due, due feste molto particolari, spesso vengono fatte in famiglia, per cui talvolta essere invitati da una famiglia ebrea è l'occasione migliore in cui la testimonianza diventa più familiare. Oppure la si può fare proprio in seno alla comunità ebraica, ovviamente qui ci deve essere un rapporto continuativo con il rabbino locale. Allora a quel punto noi comprendiamo dei significati profondi anche di come si sviluppa la cosiddetta eh, sede di Pesach, perché è una cena che si, si fa dalla, dal, verso la sera, diciamo, giustamente il pastore Loffredo indicava che si comincia a sera, dal Vespro, per finirla. Allora lì si comincia e ci sono tutta una serie di simbolismi che sono ricchi di significato. Addirittura c'è un momento in cui si nasconde un pezzetto del pane azimo che sarebbe in qualche maniera il fatto che Gesù viene nascosto, ma poi si scopre fuori. Quindi c'è anche un aspetto quasi profetico in questo. Lo stesso la festa delle capanne. Quindi, laddove c'è una sinagoga, io ho sempre incoraggiato questo. Ovviamente noi sappiamo che da Roma in giù non esistono sinagoghe ebraiche, per cui il problema verrebbe proprio a Napoli. Allora in questo caso io cerco di eh, proporre una, un atteggiamento un pochettino più, più biblico. Per esempio, alla eh, festa diciamo, di Pentecost, di Shavuot, come si chiama, no? e, e noi cerchiamo di farla partecipare a tutta la congregazione locale leggendo il. il sarebbe la Megillah, cioè il rotolo che loro leggono a Pentecoste, è il libro di Ruth. Allora noi cosa facciamo? Un, diversi membri della Chiesa diventano protagonisti della vicenda del libro di Ruth e lo si legge assieme, come in, in certo senso fanno nella sinagoga, solo che nella sinagoga lo legge il rabbino, mentre noi lo leggiamo assieme. E si estrapola da questo tipo di lettura un insegnamento che è soprattutto per la nostra vita. E in questo senso io vedo anche il, il significato quasi profetico delle feste ebraiche, di cui la festa principe è proprio la festa delle capanne, che noi sappiamo che sarà un po' un appuntamento finale che il Signore vuole dare alla Chiesa. E, e questo passaggio che vogliamo fare è quello di proporre che dei due popoli Dio ne farà uno. Questa presenza costante e continuativa che noi abbiamo da 15 anni ormai, per esempio, con la comunità ebraica di Padova, ha creato una situazione molto favorevole, soprattutto al fatto di poter, non dico evangelizzare, perché è un termine un po' difficile per gli ebrei, ma di avere un atteggiamento che favorisce la rivelazione di Gesù e il Messia tra di loro. E ci arriveremo sicuramente nel corso delle nostre trasmissioni. Anche ad approfondimenti su alcuni temi che sono stati richiamati da Ivan. Volevo chiedere invece al Pastor Michele Romeo se uh, poteva in qualche maniera dire sulla stessa uh, questione, forse più da una visione di un predicatore, di un pastore, diciamo di Chiesa che legge le Scritture e che insegna. Ma, eh, riprendendo ancora il tema che poco fa accennava il nostro caro fratello Ivan, cioè, ricordare queste feste che volevano ricordare, mi veniva in mente il Salmo 103, anima mia, benedice il Signore e non dimenticare nessuno dei suoi benefici perché tutti noi siamo portati a dimenticare, ma troviamo nella Bibbia, nell'Antico Testamento e anche nel Nuovo Testamento sempre che il Signore ha voluto imprimere dei passaggi così significativi da ricordare la stessa eh, celebrazione della cena del Signore è un ricordare dunque un fatto che ha a che fare con il passato però che si attualizza al presente cioè non un Dio di ieri ma un Dio che ieri ha operato ma che opera anche oggi allora Dio è stato fedele, la festa voleva ricordare, Dio ci ha liberati, la Pasqua è stata la festa della liberazione dalla schiavitù, Dio ieri ci ha liberati, ma Dio oggi è con noi, dunque quella festa non è soltanto un fatto storico, ma è un fatto reale, ma anche una proiezione verso il futuro, Dio ieri ci ha liberati oggi è con noi, ma ci accompagnerà tutti i giorni della nostra vita. E dunque in questo modo la festa diventa effettivamente festa spirituale, cioè un rapporto più intimo con Dio e un ricordo per i nostri figli, i nostri nipoti. E conforta sicuramente la nostra fede questa esposizione del pastore Michele Romeo. Eh, vorrei chiedere invece al pastore David di poter in qualche maniera ehm, fare una conclusione a questo tema delle feste ebraiche in generale, anche forse sulla scorta delle vostre esperienze di vita eh, quotidiana o del confronto con il giudaesimo dalla prospettiva di un eh, ministro di Dio, giudeo ma anche cristiano. Yeah. Thank you for the question. Per uh, I appreciate what the pastor just said. Because also the Lord's Supper is a feast. Anche la Santa è una festa. Just like God gave the feasts to Israel, He also gave the feasts. Diciamo così: è così come Dio ha dato le feste agli israeliani, ha dato le feste ai cristiani. Come tu hai detto, la festa non è solo un ricordare del passato, è un sperimentare qui e adesso. Gesù diceva della Santa Cena: As often as you drink this, remember me. Bevete e ricordatevi di me. And as often as you eat the bread and drink the cup, mentre voi mangiate il pane e bevete il vino you proclaim the Lord's death until he comes. Voi proclamate la morte del Signore finché egli venga. So celebrating the feasts, Quindi celebrare la festa are the about God, e prendere le verità di Dio, all the about all the that he has done, le belle storie delle cose che lui ha fatto, and them or them a now in our lives. sperimentarle e renderle vive oggi nelle nostre vite. And they are also making a proclamation about the future. When we celebrate God, God noi and Dio, the things that He has done, e le cose che lui ha fatto, we are making a proclamation about where we are going. Anche una di dove I like to think about when God gave the feasts to Moses and the children of Israel. They were in the desert. Quando Dio diede fe le feste a Mosè e figli di Israele, erano nel deserto. They had just come out of Egypt. Appena usciti dall'Egitto. They were on their way to the Promised Land. In viaggio verso la Terra Promessa. And God gave them these festivals. E Dio diede queste feste. As a way of establishing His kingdom on earth. Come un modo di stabilire il Suo regno sulla Terra. Taking the great truths about who God is. Prendendo le verità di chi Dio è. His redemption. La His deliverance. La libertà, His salvation. La sua salvezza, and experiencing them now. In adesso, our lives. Nelle nostre vite, and taking that reality with them. Portando questa realtà con loro, wherever they go. Dovunque si trovati. So that when they settled in the land of Israel. They continue to celebrate these holidays. Hanno a feste. And they continue to establish the lordship of God in their lives, in their families, in their families, and in their nation. Do not forget that these celebrations were worship. Non ci dimentichiamo che le feste, questa celebrazione era adorazione. I'm saying God is God is Lord. Era un tempo di dire il nostro dio è il signore. This is why we celebrate the festivals in our churches in our communities per questo noi in Israele celebriamo queste feste and we say that God you are Lord e diciamo tu are, sei il Signore we are giving you first place here ti diamo il primo posto in mezzo a noi we are noi. celebrating all that you have done e celebriamo quello che tu hai fatto all that you are doing quello che stai facendo and all that you will do e quello che farà we are proclaiming as Christians Jesus proclamiamo come cristiani Gesù you know I hear this a lot. Lo sento spesso. I, I don't particularly like the idea that the festivals are only symbolic. Non mi piace l'idea che sono solo feste simboliche. Or a shadow. O ombre, come ho detto prima. To per me, per me, they are real life. Sono vita vera. We come together, the whole comes Se tu lo vedi come lo facciamo, noi and siamo insieme, la famiglia è insieme. In, in Israele the whole year is just for the e Tutto l'anno ci prepariamo per le feste. That's the best time of year. Perché la, è la parte più bella dell'anno. Uh, Ed era vero anche per i figli di Israele. They were and or Quando dovevano piantare, annaffiare, poi la crescita, la raccolta era tutto in preparazione nell'aspettativa per celebrare Dio e proclamare che Lui è il Signore delle nostre vite dando a Lui il posto table, di onore ai nostri tavoli, family, nelle nostre famiglie in our nelle nostre comunità in our e nelle nostre chiese e in mezzo a questo God was Dio è glorificato. E quindi lui ci chiede di godere di queste feste. Bene, e naturalmente ci viene da considerare quanto distanti sono le feste che vengono celebrate dalle tradizioni popolari, dallo spirito delle feste, così come... Ci viene trasmesso dal pastore David Lazarus come ancora oggi sono vissute in Israele. Bene, siamo grati per, questa, per questo contributo. Bene, cari amici, noi vogliamo a questo punto salutarvi, ringraziarvi per la vostra attenzione e darvi appuntamento alla prossima trasmissione e parleremo probabilmente della festa più nota, più conosciuta, la festività della Pasqua. A questo punto con Ivan Basana, Michele Romeo. David Lazarus, Daniele Bachmann e Luigi Loffredo, vi diamo il nostro saluto. Dio vi benedica. Appuntamento alla prossima trasmissione.